Buonasera a tutti, ringrazio il professor Luciano Anelli per avermi dato l'occasione di approfondire questo argomento. Fondazione Civiltà Bresciana che ospita questa mia chiacchierata e l'amico Giuseppe Sozzi, grazie alle cui fotografie professionali, potremo ammirare anche nei dettagli lo straordinario altare che andiamo insieme a visitare. Si tratta del quarto altare sul lato sinistro dall'ingresso che noi incontriamo nella chiesa di Santa Maria del Carmine. Ignorato da Francesco Maccarinelli, l'altare è per la prima volta menzionato nel 1760 da Domenico Carboni nella sua guida, che tutti conosciamo, Le pitture e sculture di Brescia esposte al pubblico. Domenico Carboni attribuisce la gloria d'angeli allo scultore veneziano Giovanni Maria Morlaiter, dicendo: «Dintorno alla nicchia della sacra immagine, Giovanni Maria Morlaiter, vivente in Venezia, ha scolpito in basso rilievo una gloria d'angeli». Fonti ufficiali tramandano che l'altare venne realizzato tra il 1735, quando, per ridurre in forma più venusta e decente la cappella, l'antica icona bizantina della Madonna, ecco, venne praticamente traslata in sagrestia il 21 giugno, e il 1737, quando il 28 giugno la santa icona venne solennemente riposizionata nella nuova nicchia in presenza delle massime autorità cittadine. Questa appunto è in particolare una fotografia che inquadra la famosa icona bizantina ritenuta miracolosa proveniente dall'Oriente. Donata dal padre generale dell'ordine carmelitano alla città nel 1477 e che appunto venne inserita in questa cornice che tutta una gloria di angeli sostiene tra nuvole e cherubini e raggiere dello Spirito Santo. Di questa gloria di Morlaiter conserviamo il modelletto in terracotta, identificato dal Maria Kerr nel 1964 e sul quale ha recentemente richiamato anche l'attenzione, in un recente numero di Civiltà Bresciana, il professor Luciano Anelli, che va considerato tra i pezzi più belli del fondo di bottega dello scultore, che, passando per varie vie, è attualmente conservato a Venezia, a Carezzonico, nel Museo del Settecento Veneziano. Nei molti studi dedicati a Morlaiter, che è tra i massimi scultori del Settecento veneziano, risulta inspiegabile la scarsa attenzione accordata a questa sua opera bresciana, rimasta oggetto di considerazione prevalentemente locale. Molti quindi restano i nodi tematici da sciogliere su questo altare, che introdusse importantissime novità nell'ambiente artistico bresciano. Esso si pone infatti sulla scena bresciana non solo come il primo altare ospitante una pala non dipinta ma scolpita, ma anche come il primo altare di ispirazione classicista, dal quale prese avvio il ritorno all'ordine che informerà negli anni successivi la produzione altaristica dei nostri maestri rezzatesi. Gli evidenti connotati massariani dell'altare, che precede di alcuni anni i grandiosi Altar Maggiore e di San Giovanni Nepomuceno di Santa Maria della Pace, vanno chiariti alla luce della ben documentata collaborazione di Morlaiter con l'architetto concittadino Giorgio Massari, progettista della sopracitata chiesa, che fu iniziata nel 1720 e consacrata dal Cardinal Querini il 24 maggio 1746. Per più di un trentennio, lo scultore Giovanni Maria Morlaiter realizzò per Massari apparati decorativi, statue, altari, tabernacoli, espositori e cibori. All'avanguardia furono le scelte della committenza, la scuola della Beata Vergine di San Luca, che accogliendo le novità di gusto introdotte dal Massari con la Fabbrica della Pace, non esitò a scavalcare i numi tutelari della cultura locale,
come un Giovanni Antonio Biasio, sovrintendente alla fabbrica del Duomo Nuovo e altarista di successo, e un Antonio Calegari, il più grande scultore statuario allora sulla piazza bresciana, innestando nella compagine della chiesa questo squisito episodio di arte lagunare. È legittimo infine chiederci quale fu l'impatto di quest'opera, innovativa anche sotto l'aspetto iconografico, sulla produzione plastica a destinazione sacra bresciana, che contava su straordinari interpreti come Antonio ed Alessandro Calegari. Passiamo a considerare in particolare per ora la Gloria d'Angeli di Giovanni Maria Morlaiter, che nasce a Venezia nel 1699 e muore a Venezia nel 1781. In qualità di collaboratore abituale di Giorgio Massari, come accade per molte altre commissioni, è verosimile che Morlaiter si sia assicurato il prestigioso incarico grazie alla mediazione dell'architetto. Gli anni in cui prese forma l'altare della Madonna di San Luca sono decisivi per Morlaiter, che allora aveva 36 anni e che si mostrava orientato verso il superamento dello stile tardo barocco del suo maestro, Alvise Tagliapietra, per una decisa adesione ai modi rococò. Consonanze con la pittura dei grandi protagonisti del rococò veneziano, Ricci, Piazzetta e Pittoni, sono state più volte genericamente evidenziate, ma più precisamente Monica De Vincenzi ha definito il Morlaiter l'alter ego di Sebastiano Ricci in scultura, riscontrando precise corrispondenze con le ultime opere del pittore scomparso nel 1934. Morlaiter era amico del Ricci e assiduo frequentatore della sua casa alle Procuratie Vecchie a Venezia, insieme ad altre personalità di spicco della Venezia dell'epoca, come i pittori Francesco Fontebasso e Francesco Polazzo, il console inglese Joseph Smith, il mercante d'arte Domenico Fontana e il noto erudito Antonio Maria Zanetti. Alla metà degli anni 30, in concomitanza con l'incarico bresciano, risalgono quelle che la De Vincenti ha definito le precise riprese ed elaborazioni di composizioni riccesche evidenziate dalla sopracitata studiosa nei rilievi che Morlaiter realizzò per la Cappella del Rosario nella Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo a Venezia, che costituisce il primo prestigioso impegno pubblico dello scultore, svolto sotto la direzione di Giorgio Massari. Ecco qui, vedete due riproduzioni dei rilievi che appunto realizzò Morlaiter insieme ad altri artisti coinvolti appunto nell'impresa della decorazione della Cappella del Rosario per commemorare praticamente la battaglia di Lepanto del 1571. E qui questi due rilievi rappresentano il riposo nella fuga in Egitto e la disputa di Cristo tra i dottori. Qui che cosa si nota? Si nota la grande abilità e il virtuosismo di Morlaiter nella resa in rilievo di queste scene molto complesse, con effetti appunto che vanno dall'alto rilievo al bassissimo rilievo, e tutto questo modo di rendere vibrante di luce questi passaggi dal rilievo più alto al rilievo quasi schiacciato riservato al fondo. Il confronto con la pittura coeva ovviamente emerge con maggiore evidenza nelle opere a rilievo, e la nostra Gloria si impone, scusate che ho perso la traccia, si impone all'attenzione per le dimensioni del rilievo, che assume il grande formato di una pala e quindi compete con la pittura in chiave monumentale. Il nuovo linguaggio formale avviato al rococò della specie più pura che Morlaiter sta sperimentando si dispiega qui nelle proporzioni snelle e allungate degli angeli,
nella attenuazione della plasticità barocca a favore di aggetti più contenuti e di un linearismo giocato su ritmi dinamici e sinuosi, e nella fusione delle figure con l'atmosfera in un'ininterrotta vibrazione di luce. Cogliamo la sua idea aperta e levitante della scultura nella vaporosità delle nuvole che si dilatano increspandosi in cerchi concentrici e che abbiamo notato già nel rilievo del riposo nella fuga in Egitto nella Cappella del Rosario che abbiamo visto prima. Notiamo comunque sempre questa idea levitante, come la definisce la massima studiosa di Moorlighter, che è Monica De Vincenti, anche nella vaporosità, oltre che nella vaporosità delle nuvole, nel soffice panneggio, piumaggio delle ali dei cherubini. Ecco, qui sono i cherubini collocati nella parte destra inferiore del rilievo. Questo invece, come vedete, è l'ala spumosa proprio di questo grande angelo laterale destro e nei mutevoli giochi chiaroscurali dei leggeri panneggi dei due bellissimi angeli, dalle lunghe gambe nude, partecipi della grazia sensuale di tanta pittura sacra coeva. Le qualità pittoriche di matrice riccesca sono ancora più evidenti nel bozzetto in terracotta. Purtroppo non sono riuscita ad avere una fotografia migliore perché in questo periodo di lockdown il Museo di Carezzonico è chiuso e non era possibile nemmeno inoltrare la richiesta per avere un'immagine più soddisfacente. Chiaramente il bozzetto in terracotta, più del marmo, trattiene nella freschezza della modellazione l'ispirazione dell'artista e per la completezza dei dettagli e l'aggiunta del colore va considerato, pur nelle dimensioni miniaturistiche, il modello definitivo da sottoporre all'approvazione dei committenti bresciani. Le misure di questo modelletto sono 42,2 per 20,5 per 5. Chiaramente di fronte a questo modelletto i committenti bresciani erano facilitati ad immaginarsi il risultato finale dalle pennellate impressionistiche di bianco corrispondenti al marmo Carrara, dalla lieve doratura della raggiera e dall'azzurro del bardiglio e dei lapislazzuli che impreziosiscono la cornice. Nella terracotta lo scultore ha fissato anche l'antico lacerto di affresco parietale che, a ricordo di devozioni più antiche, praticate all'altare precedente, si volle lasciare visibile nel nuovo altare, facendoci supporre, come già suggerito dal professor Anelli, un suo sopralluogo in chiesa per annotare quanto gli era necessario per realizzare poi l'opera a Venezia. Rispetto alla terracotta, nell'opera finale, la colomba dello Spirito Santo, dalla quale sortisce una doppia raggiera dorata, è stata posizionata immediatamente sotto l'arcata della nicchia, conferendo maggiore slancio verticale alla composizione. Infatti voi vedete che nel bozzetto la colomba è qui e abbiamo ancora dello spazio sopra di essa, mentre nel rilievo dell'altare la colomba è posta proprio immediatamente sotto l'arcata, no? Creando quindi una progressione di fuga verso l'alto che evidentemente potenziava l'effetto spettacolare della gloria stessa. Nel corso delle tristi vicende sofferte dalla Chiesa nel XIX secolo andò forse perduta la corona che, probabilmente di metallo dorato, i due angioletti in volo tengono sospesa nel bozzetto.
Eccola qua. L'importanza che lo scultore attribuì a questa sua opera bresciana per la sua maturazione artistica si manifesta concretamente nella cornice d'angeli che egli approntò a Venezia negli anni immediatamente successivi, nel 1738-39, sull'altare di San Domenico ai Gesuati a Venezia, chiesa che lo vedeva nuovamente al lavoro in stretta collaborazione con Giorgio Massari, che ha progettato anche tutti gli altari della chiesa, compreso questo che, come vedete, ha grandissimi punti di convergenza con l'altare della Madonna di San Luca di cui stiamo parlando. Quest'opera, di cui la gloria bresciana è l'immediato antecedente, è ricca di suggestioni non solo desunte da Sebastiano Ricci, ma derivate anche dal Piazzetta, di cui incornicia la piccola tela con l'effigie di San Domenico, che vedete appunto collocata all'interno di tutto questo complesso apparato scolpito. Vi faccio vedere alcuni altri particolari che illustrano meglio questa cornice, come è stata definita appunto da Angeli. Questa è la tela di Piazzetta inserita in questo contesto. Questo è un particolare dell'angelo di sinistra, come vedete molto articolato nel movimento, nello spazio, e anche il particolare di questo angioletto di schiena, molto interessante. E soprattutto per quanto riguarda questo angelo sono stati riscontrati molti elementi in comune con alcune figure presenti nei dipinti della maturità di Sebastiano Ricci, come in questo caso vedete l'angelo qui nel modello per la Palla di San Marco e San Gerolamo degli Scalzi a Venezia, e questo bellissimo disegno di Sebastiano Ricci conservato a Windsor Castle. Ecco, e vedete che i punti di contatto sono inequivocabilmente evidenti. Ecco, tornando alla cornice d'angeli approntata per i Gesuati a Venezia, Morleiter volge qui in leggerezza, grazia e ritmi dinamici e asimmetrici i collaudati espedienti teatrali barocchi. Vedete per esempio il pavione, che sarebbe il drappo, scostato dagli angeli in volo, poi l'angelo a sinistra che abbiamo già osservato, che è quasi a tutto tondo ed è avvolto in questo turbinoso panneggio e ammicca verso lo spettatore, quindi lo coinvolge, e questo coinvolgimento si traduce anche nella disposizione di questo angioletto nella parte inferiore di schiena, che ci introduce nello spazio scenico. E poi abbiamo anche questo sconfinamento delle nuvole fuori dalla cornice della nicchia, no? A confronto, la gloria bresciana dà l'impressione di essere più composta dentro l'arcata, no? Con degli aggetti ridotti, ad eccezione dell'ala dell'angelo a destra che si sovrappone alla colonna, quindi fuoriesce dal fondo in maniera abbastanza prepotente, mentre i due angeli restano però disposti fondamentalmente in modo simmetrico sulla soglia e compressi nello spazio tra le colonne e la cornice dell'icona, con lo sguardo assorto e distante. Evidentemente queste caratteristiche di simmetria, compostezza e di ridotta spaziosità, diciamo, sono state variamente interpretate dalla critica, no? Pensiamo a un Semenzato che le considera indizi di una non ancora pienamente raggiunta scioltezza rococò, che invece sarebbe stata raggiunta nell'altare dei Gesuati, mentre per esempio per Rudolf Witkower
potrebbe essere l'indizio di una precoce sensibilità neoclassica. Noi possiamo più semplicemente dire che queste caratteristiche significano un consapevole adattamento del registro espressivo dello scultore veneziano ai radicati gusti classicisti bresciani. Ma adesso passiamo a ragionare sul complesso architettonico dell'altare, sulla cui paternità, nel silenzio delle fonti, possiamo solo fare delle ipotesi. L'altare è costituito, qui vedete la fotografia nel suo insieme, e adesso spostiamo la nostra attenzione proprio sull'aspetto architettonico di questo complesso monumentale che contiene la gloria di Mohrleiter. Come vedete, esso è costituito dalla mensa con il suo tabernacolo e dalla ancona marmorea vera e propria, che è il contenitore della gloria di Mohrleiter e che si sviluppa in altezza fino all'imposta della volta, la quale volta accoglierà 15 anni dopo le esuberanti quadrature illusionistiche dello Scalvini. Tra la mensa e l'ancona esiste una doppia rampa di gradini che esisteva già nell'altare precedente e consentiva l'accesso di accedere facilmente, fino a un certo punto, all'icona che abitualmente non era visibile, ma veniva spesso esposta alla venerazione dei fedeli o tolta per essere portata in processione. È evidente, guardando l'insieme architettonico di questo altare e soprattutto l'ancona, che siamo di fronte a una struttura di forte ispirazione classica che ha una notevole impronta massariana, anche nella sobria cromia, ecco, che è giocata tutta su questo raffinato contrasto tra, più che contrasto, accostamento tra il bianco di Carrara e questa breccia bellissima che si chiama arabescato orobico, in questa bicromia e in questa pulizia architettonica vediamo un netto contrasto con quelle che erano le invenzioni altaristiche tardo-barocche che erano di moda allora a Brescia, ecco, che erano caratterizzate da una policromia vistosissima e da ricche decorazioni a commesso ed erano capillarmente diffuse sul territorio in mille varianti capricciose dai nostri maestri rezzatesi. Per intenderci, ecco, questo per esempio è un altare realizzato da Vincenzo Baroncini, rezzatese, nella vecchia pieve di Calcio, adesso Bergamasca, in provincia di Bergamo, a quei tempi sotto la diocesi di Cremona, e siamo agli inizi degli anni 30. Ho cercato di scegliere delle immagini che vi permettessero, attraverso appunto queste fotografie, di rendervi conto la differenza proprio dal punto di vista della concezione dell'altare tra appunto un'opera classicista come quella del nostro altare della Madonna di San Luca e le opere che andavano di gran successo e di moda nel Bresciano e venivano anche esportate fuori dal Bresciano, realizzate dai nostri artisti. Questa, rimanendo a Brescia, invece, è l'altare del Rosario nella chiesa di San Clemente e siamo intorno sempre a 1737-1747. Cioè, vedete che qui è tutto giocato su assi obliqui, sulla curvatura degli elementi architettonici. Qui addirittura abbiamo un frontone curvilineo spezzato e ricomposto in questi
questi suoi due spezzoni in queste forme divergenti, no? Nulla di tutto questo invece noi troviamo nella compostezza austera ma raffinatissima del nostro altare del Carmine. Per finire, sempre un'esemplificazione che vi dia l'idea per contrasto, questo è un altare realizzato dal Baroncini per una chiesa del Mantovano, l'altar maggiore della chiesa parrocchiale di Ceretta, anche questo iniziato nel 36, cioè quando appunto si sta costruendo al Carmine il nostro altare, quello che circolava era questa tipologia, questo genere di cose, dalla cromia molto squillante, vedete, con ricche parti realizzate anche a commesso, mentre invece il commesso è completamente assente dall'opera che stiamo considerando. Tornando al nostro altare, entriamo un po' in merito a... visto che non abbiamo documenti che ci dicano qualche cosa, dobbiamo cercare di ragionare su tutta una serie di elementi che ci possano permettere di arrivare ad una, non diciamo attribuzione, ma perlomeno a riferirlo a un determinato contesto culturale. Sicuramente dobbiamo dire che in qualche modo il Massari, contattato per il progetto di questo altare per vie che ci restano sconosciute, è ragionevole pensare che sia l'autore di questo altare e che abbia proposto quindi per la pala scultorea l'amico e collaboratore fidato Morleiter, che sappiamo anche coinvolto a distanza nella Fabbrica della Pace come supervisore della qualità e del taglio delle pietre che erano approvvigionate a Venezia e destinate alla Chiesa di Santa Maria della Pace. Significativamente, negli stessi anni in cui si lavorava all'altare del Carmine, quindi nel 35-37, venivano realizzate e messe in opera anche le due mense degli altari maggiori del Duomo Nuovo e della Chiesa della Pace, entrambe ideate dal Massari per il munifico Cardinal Querini. Quindi, nell'intrecciarsi degli incarichi bresciani minori, chiamiamoli così, al Massari, non documentati da contratti veri e propri, ma affidati ad accordi privati, ci piace pensare che abbia trovato spazio anche la commissione del nostro altare, che stilisticamente tanto si avvicina alle tipologie altaristiche care all'architetto veneziano. Coinvolgendo il Massari nel progetto dell'altare, era indirettamente la città stessa, che dal 1477 aveva il gius patronato sulla santa immagine e ne era la custode, che si sarebbe assicurata un'opera di prestigio e di assoluta modernità, che batteva in tempistica gli stessi altari della pace che vengono realizzati 5 anni dopo e più. Gli altari della pace in questione sono l'altare maggiore, dono del Cardinal Querini, di cui ho detto prima che venne realizzata prima la mensa, nel 1736 venne messa in opera nel presbiterio della chiesa, mentre tutta la struttura monumentale dell'ancona venne realizzata tra il 40 e il 43, e l'altare di San Giovanni Nepomuceno, sulla fiancata sinistra della chiesa, che venne realizzato per il marchese Martinengo di Pianezza nel 1743-46. Quindi, se Massari, coinvolto nella Fabbrica Bresciana, richiesto per vari altri incarichi minori, venne contattato per realizzare l'altare della Madonna di San Luca, sicuramente, affidando anche la parte scultorea al Morleiter, diede modo alla città di avere un'opera che anticipa i primi due altari realizzati su progetto del Massari, che sono appunto questi due per la chiesa di Santa Maria della Pace. Se la gloria e la cornice
dell'icona vennero scolpite da Morleiter nella sua bottega a Venezia, l'altare venne con tutta probabilità realizzato dalle nostre maestranze, sulla cui competenza Massari mostrò di fare ampio affidamento anche per la sua impresa filippina, dove, come ben documentano i libri di fabbrica della Chiesa della Pace, ogni minimo dettaglio veniva scolpito secondo i suoi disegni, misure, sagome e annotazioni. In lavori purtroppo non precisati, ma che potrebbero riguardare il nostro altare, il 2 settembre 1735 sono documentati operosi al Carmine i maestri tagliapietre nostri rezzatesi Angelo Gamba e Alessandro Bombastone. La realizzazione in loco dell'altare è suggerita anche dall'utilizzo per il suo rivestimento dell'arabescato orobico, di cui vedete appunto un po' le caratteristiche in questa fotografia di una parte della specchiatura dell'antependio e in questa specchiatura laterale. Ecco, l'arabescato orobico praticamente è una pietra ornamentale estratta in alta Val Brembana, quindi nel Bergamasco, e che fu ampiamente utilizzata nel Bresciano già dal 600, sia per altari che per commessi, e mi limito a ricordare per esempio l'ancona dell'altar maggiore di Santa Maria della Carità, che è della fine del 600. Diversamente, questo arabescato orobico è scarsamente impiegato a Venezia. Come la pittura settecentesca veneziana tornava ad attingere i grandi maestri del Cinquecento, Veronese in primis, così l'architettura del Massari recuperava la mai interrotta tradizione cinquecentesca della città lagunare, radicata nei modelli di Sansovino, Palladio e filtrata da Longhena, in nome di una bellezza fondata sull'ordine, l'armonia delle proporzioni e la verità dei materiali. A questo proposito non possiamo ignorare la sottile ma chiarissima linea di continuità che lega i modelli altaristici massariani a quelli longheniani importati a Brescia già 40 anni prima, ecco, dai Corbarelli, e che Massari purificherà da ogni decorativismo barocco. Vi faccio alcuni esempi, per esempio questo è l'altare del Rosario realizzato dai Corbarelli per l'omonima cappella della chiesa di San Domenico che, come sappiamo, venne smantellata nel tardo 800, tutte le sue i suoi arredi vennero messi all'asta e svenduti, e quindi questo altare, se vogliamo vederlo, dobbiamo andare appunto a Londra, nel Brompton Oratory, che è appunto una chiesa appunto della congregazione dell'oratorio filippino londinese, e siamo nel 1693. Un altro esempio appunto infiltrazione tardo seicentesca di tutta questa temperie culturale longheniana veneziana a Brescia è rappresentata dall'ancona dell'altar maggiore della chiesa di Santa Maria della Carità. Questa ancona funge da facciata alla cappella lauretana che è retrostante, e documenti alla mano sappiamo che venne realizzata dai Corbarelli tra il 1685 e il 1696. Ma c'è anche un'opera piccola ma deliziosa che troviamo proprio all'interno della Chiesa del Carmine e su cui mi permetto di fare alcune osservazioni, che è l'espositorio dell'altare maggiore della Chiesa, no? Che è datato 1690. Io lo attribuisco personalmente ai Corbarelli perché ha tutte le caratteristiche di un'opera corbarelliana nell'impostazione appunto di questo del prospetto, e qui lo vedete diagonalmente, vedete che riprende
fondamentalmente la struttura dell'altare della Madonna di San Luca. Quindi diciamo che i riferimenti all'architettura veneziana classicista sono gli stessi, sono sia quelli a cui attingono i Corbarelli, sia quelli a cui 40 anni dopo attinge, per quanto riguarda Brescia, il Giorgio Massari. E quindi, seppure svolti su scale dimensionali diverse, tutte queste opere, cioè l'altare del Rosario, l'altare della Carità e il tempiettino qui che sovrasta tutto il complesso dell'altar maggiore della Chiesa del Carmine, hanno una comune derivazione che io ho individuato e indico anche a voi, è l'altare del Santissimo Sacramento nella Chiesa di Santa Giustina a Padova. Ecco. Qui lavorano in questo altare i Corbarelli per quanto riguarda i commessi. Ecco. Abbiamo due statue straordinarie di Giusto Le Cur, e l'impianto architettonico longheniano è di Giuseppe Sardi, che insieme ad Alessandro Tremignon praticamente porta avanti quella che è come dire, la linea stilistica dell'architettura del Longhena. Ed è proprio in questo altare padovano che noi rintracciamo anche il prototipo del tabernacolo dell'altare del Carmine, che adesso provo a vedere se riesco ad ecco, questo qui è un tabernacolo praticamente pensato come un padiglione, un piccolo padiglione con le cortine scostate da due angioletti laterali, ed ecco qui il nostro tabernacolo che io attribuisco più che al Morleiter, magari anche alla sua bottega, considerando questi angioletti un po' goffi, ecco anche questo, con un'anatomia un po' discutibile. Probabilmente questo tabernacolo aveva una calotta, un piccolo padiglioncino che completava superiormente la struttura. Ecco. Chiaramente queste aggiunte, queste applicazioni di bronzo dorato risalgono all'Ottocento, ecco, come anche quelle che avete visto sul paliotto della mensa. Questa tipologia di tabernacolo, che è prevalentemente affidata alla figurazione scultorea ed è molto diversa dalle tipologie a tempietto architettonico in uso nel Bresciano, venne impiegata anche dal figlio di Giovanni Maria Morleiter, che è Gregorio e che opera molto successivamente nel tempo, perché nasce negli anni in cui Morleiter è operoso proprio per la gloria. E quindi vi faccio vedere alcuni esempi giusto per farvi capire come questa tipologia di tabernacolo sia squisitamente veneziana e di matrice longheniana, no? E venne praticamente capillarmente diffusa per tutto il territorio sottoposto a Venezia, fino alle aree più periferiche, istriana e dalmata, da tutto questo stuolo di scultori barra tagliapietre che si erano formati nei grandi cantieri dei seguaci del Longhena, no? E che fondamentalmente avevano attinto alla scultura di Giusto Le Cur, la scultura barocca di Giusto Le Cur. Ecco, qui vi faccio vedere un altro particolare dei cherubini
graziosissimi che impreziosiscono questo tabernacolo. Ecco, questo è un po' disarticolato. E qua ho inserito alcune immagini che vi fa vedere, vi mostrano la diffusione di questa tipologia di tabernacolo. Questo appunto è un complesso molto spettacolare nella chiesa della Zirada a Venezia di Gregorio Morlaiter, il figlio di Giovanni Maria. E qui il tabernacolo svolge lo stesso. Purtroppo la fotografia è molto piccola, svolge la stessa, vediamo se riesco a ingrandirla, ecco, poi si sfoca, però vedete bene che l'impostazione è la stessa. Così pure, scusate, ecco, perché non va in là, ecco, non riesco a... Ecco, qui invece è Enrico Merengo, che anche lui fa parte sempre di tutto questo gruppo di scultori lecurtiani, nella parrocchiale di Nimis, in provincia di Udine. Ecco, un altare che proviene però dalla chiesa di San Silvestro a Venezia, e anche qua vedete la tipologia del nostro tabernacolo. Così pure qui. Siamo nella Cappella Ballarin, nella chiesa di San Francesco Martire a Murano. Qua è in azione come scultore Comin, Giovanni Comin, fino ad arrivare anche a questo ultimo esempio. Mi restano da fare alcune considerazioni su quello che è, diciamo, l'aspetto iconografico dell'altare, cioè entrare in merito per pochi minuti, alla tipologia, della gloria, no? La gloria d'angeli, normalmente è una rappresentazione spettacolare, praticamente, come dire, nasce nel 600 e si potenzia, ovviamente, complice il barocco, nel corso del 600, perché assume appunto degli aspetti estremamente spettacolari, ed è molto legata all'esaltazione del culto mariano e in particolare alla celebrazione delle antiche immagini della Vergine considerate miracolose dalla pietà popolare. Con esiti diametralmente opposti, questo stesso tema, che è quello della gloria, verrà affrontato negli anni successivi dai nostri scultori bresciani, in particolare da chiaramente Antonio e Alessandro Calegari, in due straordinari apparati scultorei, che sono quello approntato da Alessandro Calegari nella Cappella della Madonna del Tabarrino nella chiesa di San Giovanni Evangelista, e siamo tra il 1740 e il 1745, e l'altare invece della Madonna della Provvidenza in San Lorenzo, realizzato appunto da Antonio Calegari tra il 1757 e il 1761. In entrambi queste opere, voi vedete che la elevazione all'altare, diciamo, dell'immagine sacra è tradotta dai Calegari nel suo miracoloso svelamento, ecco, facendo appunto ricorso al drappo frangiato, no? Che appunto degli angeli in volo sollevano per mostrare la sacra immagine. Volevo appunto farvi vedere anche questa. Ecco, prendete in considerazione
la parte superiore dell'altare, perché la mensa è precedente nel tempo e non ci interessa. Qui vedete un drappo scolpito nel giallo di torri, così solare, così accattivante, no? E tutto questo tripudio di angeli impegnati a scostare questo pesante drappo frangiato, con anche queste nuvole realizzate in bardiglio grigio plumbeo che sembrano quasi gravide di pioggia, no? Mentre invece il nostro Antonio Calegari qua è più moderato, ma comunque fa ricorso sempre allo svelamento attraverso questo panneggio strepitoso, tutto rivestito di lapislazzuli della qualità più pregiata, perché sono lapislazzuli con venature d'oro e rivestono una struttura che invece è di pietra di rezzato, ovviamente, perché non è possibile realizzare un panneggio di questo genere in lapislazzulo massiccio, diciamo, ecco. E anche qua vedete tutti questi angeli che, provenendo da tutte le direzioni dello spazio, sostengono questa immagine. Quindi, per concludere, prendendo le distanze dal candido rilievo di Morlaiter e dall'aulica e un po' algida grazia delle sue sofisticate modulazioni pittoriche, con questi pavioni, cioè drappi, rivestiti del lapislazzuli più pregiato e scolpiti nel solare giallo di torri, e con le grigie nuvole di bardiglio quasi cariche di pioggia, tra cui trascorrono liberi gli angeli a tutto tondo, i Calegari ci restituiscono in tutta la sua emozionante evidenza plastica e cromatica il brivido dell'improvviso irrompere nel quotidiano di un'apparizione celeste. Io spero di avervi dato alcune indicazioni per poter così apprezzare e gustare nel suo contesto questo altare di Morlaiter, riuscendo anche a confrontarlo con altri esempi come quelli appunto di Alessandro e Antonio Calegari, che svolgono in maniera completamente diversa il tema della gloria rispetto a quello a come lo svolge il veneziano Morlaiter per la nostra chiesa del Carmine. Io vi ringrazio della pazienza e vi auguro una buona serata.